Abruzzo, ovunque si trovino ad ascoltare alla Catalla, stanno canticchiando e ballando questa canzone, sì, proprio come faceva tra l'altro anche Natari, l'abbiamo vista, sì, perché l'abbiamo beccata con noi, in collegamento con noi, che ancora canticchia giustamente uno dei più grandi successi per quanto riguarda The Sound Lovers, che certamente è uno di quelli che ancora va per la maggiore anche nelle serate oggi, immagino di sì, no? Assolutamente sì, è vero. È quella che io tengo per il finale, sempre. Ah, proprio per il finale. Bene, prima la cappella con la gente e poi ci diamo dentro con questa ultima canzone. Senti, Natali, qual è la nazione dove lavori di più in questo momento? Allora, il di più, vabbè, di più sempre l'Italia, ovviamente. Beh, tu vivi in Italia, però... Sì, io vivo in Italia, quindi, cioè, dall'Olanda sono venuta a vivere qua nel 91. Addirittura. Però, in realtà, diciamo che i primi anni, quando era uscito il primo disco 96, Runaway, sì, essendo partito con la Polygram Germania, era chiaro che eravamo più che altro sempre in Germania, Austria, certo, certo, Svizzera, l'Olanda, Belgio. Invece poi dal 98 con questo Surrender che avete appena sentito, più l'Italia, però sono anche tantissimi paesi, non so, Polonia, Ungheria, Russia, l'America, anche in America. Sud-America, sì, diciamo tantissimo la Spagna e dopo la Spagna Latino America. Sì. Esatto. E senti, poi c'è anche la Sicilia, perché lei mi ha ricordato, sì, devo sì, dire sì, che me lo sono ricordato, una trasmissione del 2004 che era insieme, ecco, e lei venne proprio in trasmissione con Neja, con, esatto, con Agnese, che salutiamo con affetto, sì, e con questa Kim Lucas. Eccola, eccola lì, guarda, beh, proprio la foto, vero, insieme, guarda, quello guarda, è, lo studio è lo studio piccolo delle ciminiere, vero, vero, con Agnese, la più con... bella foto che abbiamo di noi tre l'abbiamo fatto da te. Salvo. No, uvire, uvire, non a caso, non a caso, che non meraviglia, a caso, non a caso. Bene, quindi ci ritroviamo. Senti, 18 Natali, anni dopo, altra domanda, c'è stato un momento in cui la musica è cambiata, no? Di solito si dice così, è cambiato un po' il genere e la musica anni 90 era stata un po' messa da parte in favore di altri generi. Oggi invece ritorna prepotentemente, addirittura con i vinili che si tornano a come stampare, no? Sì, perché sì, molti DJ continuano a fare le serate coi vinili e allora i ragazzi nuovi che vogliono emulare i DJ che usavano i vinili comprano ancora i vinili dei The Sound Lovers e di tutti quelli che hanno fatto grande la musica degli anni 90. È vero o no? Lo riscontri questo? Sì, l'abbiamo visto, abbiamo visto ovviamente anche il cambiamento di nuovo con magari la musica attuale mischiato con come hanno fatto Bomba Dash con esatto, Heaven, con, esatto, quando c'era The Rhythm of the Night fatto insieme ai Black Eyed Peas, mi ricordo il campo. Comunque stiamo spesso e volentieri vengono presi dei campioni di musica anni 90 e vengono esatto, utilizzati nelle nuove produzioni, esatto, e quindi sì, sì, questo abbiamo, significa che hanno lasciato un segno, no, quegli anni. Assolutamente, assolutamente. Poi, noi siamo stati anche fortunati tra virgolette che quando il Paganta ha richiesto l'autorizzazione per far uscire Settimana Bianca, che era sì, praticamente uscito esattamente il giorno del 20° compleanno di Surrender. Quindi devo dire che a noi ha dato vita nuova, perché io adesso mi trovo nelle piazze a volte, magari bambini di 10-12 anni davanti, allora faccio oh, stric e champagne. E allora ti rispondono, dico, hai capito? Sì, sì, assolutamente. Quindi io mischio le due canzoni per arrivare magari anche ai più giovani. Senti, prossimi impegni, ovviamente ringraziamo Antonio Saeli, sì, che sì, ha creato esatto, questo contatto, ci ha permesso questo collegamento. Esatto. E quindi a proposito di Antonio Saeli, quali sono i prossimi impegni che hai? Se magari ce ne sono anche dalle nostre parti, faccelo sapere adesso che siamo in onda. Allora, io penso che dobbiamo farcelo dire da lui, perché è lui che mi dice, certo, mi dice tieni quella data, noi siamo un po' dappertutto, siamo in Sicilia, però ci saranno, ma ci saranno. Abbiamo sì, un bel po' di date per quest'anno, io siccome sono un po' l'età, forse no, e comincio a dimenticare, io allora ho dacci... la data alla provincia e tante ecco, volte non so neanche dove allora devo facciamo andare. Così Natali, facciamo così, dacci una pagina Facebook dove possono sì, venirti esatto, a trovare, ecco, così, così è più volta facile per volta. Ecco, è la pagina bravo, Facebook che si chiama proprio Natali Arts, dove Arts è scritto con due A, A-R-T-S, A-R-T-S, e poi brava, Natali con la H, perché con anche l'H, quella certo, è la semplice ovviamente, eh no, è olandese, Instagram, anche su Instagram arts,
official, e lì io rispondo, su Messenger non la uso, ma se mi scrivete, scrivete su Instagram io rispondo. Bene. Perfetto, adesso abbiamo detto tutto, quindi avete tutte le informazioni per saperne di più sulle date dei The Sound Lovers, grazie volta a Natalie Haas. Un abbraccio. Noi chiudiamo con un'altra vostra canzone meravigliosa, Walking. Ciao Natalie, buon lavoro. Ciao. Ciao.